Impossibile ragazzi, cioè non si può portare una partita al cesso così ragazzi, veramente. Cioè, è una partita veramente fondamentale che ci avrebbe costato la qualificazione ai mondiali, e invece ci troviamo ancora a combattere adesso si decide tutto contro l'Irlanda del Nord. Ragazzi, ma comunque ieri abbiamo veramente una partita imbarazzante, un centrocampo deludente. Cioè, Locatelli, Barella, Giorginio hanno fatto acqua. Giorginio poi, la delusione in più, cioè, è stato quello più deludente se includiamo anche il rigore. Il rigore veramente che non so che cosa gli sia presa a Giorginio, perché cioè, sta passando un momento in cui non segna più i rigori in nazionale, a partire da quello contro l'Inghilterra che per fortuna poi abbiamo vinto. Fortuna, e poi subito dopo Donnarumma ha parato il rigore l'Inghilterra ci ha costato la vittoria dell'Europeo, ma ragazzi, Jorginho non so che cosa gli sia preso. Jorginho non riesce a battere più bene i rigori. In difesa ragazzi, sufficiente, non sufficientissimo, però sufficiente. Anche se ragazzi, ieri la partita la potevamo portare tranquillamente a casa. Non si può buttare al cesso un'altra partita del genere. Perché comunque questa è una partita che tu devi vincere. Tu devi vincere per portarti a casa per portarti a casa sereno, devi vincere sereno per portarti a casa una qualificazione che era d'oro. Qualificazione che era d'oro. E invece no, ti ritrovi ancora così. Adesso a giocare contro un'altra partita per sperare che tu possa qualificarti. E si decide tutto l'Irlanda del Nord, perché ricordiamo che l'Italia adesso è prima nel girone a pari punti con la Svizzera, e in caso dovesse perdere, la Svizzera dovesse vincere, noi ci ritroveremmo a fare i preliminari, con la speranza che stavolta andrà bene. Con la speranza che vada bene. E non come l'ultima volta con Ventura. Comunque ragazzi, cioè, in attacco dovevano essere più cinici. Di dietro sono stati sufficienti. Siamo stati sufficienti, ma non è bastato. Forse il reparto più deludente appunto è il centrocampo, perché Locatelli, Giorginio e Barella hanno fatto veramente veramente acqua. Forse il peggiore è Giorginio. È vero che comunque ci mancano gli altri giocatori, che loro stanno pensando ovviamente alla loro squadra in Serie A. Anche se è un po' giusto così, perché censo giusto così. È vero che loro. È vero che, non, che ci mancano i giocatori, che i veri giocatori, che però sono impegnati con le loro squadre principali, però. Comunque non si può, cioè in quanto questa squadra tu devi vincere. E comunque c'è, cioè, Jorginho è il secondo rigore terzo rigore che sbaglia nei giri di poche partite con la nazionale italiana, e soprattutto il secondo che sbaglia con la Svizzera, perché ricordiamo pure all'andata ha sbagliato il rigore contro la Svizzera. Ragazzi, ora qua c'è un esame definitivo contro l'Irlanda. Ora c'è il vero esame, c'è contro l'Irlanda. Noi dobbiamo dare il triplo, dobbiamo dare il doppio, dobbiamo dare il triplo, dobbiamo dare il cuore, l'anima dobbiamo dare contro l'Irlanda. Perché dobbiamo dimostrare di meritarci questa qualificazione. Perché comunque l'Italia ieri ha giocato bene, però doveva essere più cinica, doveva essere più cinica sotto porta. Detto, ci sta anche il fatto che loro c'hanno un buon portiere, ma l'Italia doveva essere più cinica. Doveva essere più cinica. Mancini deve dare più cinicità lì davanti. Cioè, ragazzi, purtroppo ci manca Immobile, che è vero, Immobile adesso l'avete criticato tutti, però sappiamo che Immobile forse. Immobile non fa un lavoro diverso rispetto a quello che fa la Lazio, però c'è, cioè,
se lui veramente arrivano i veri palloni, lui li può sfruttare molto bene, se in nazione italiana, se sfruttati bene, cioè li può sfruttare bene se gli arrivano i giusti palloni. Però, ragazzi, dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere contro l'Irlanda, anche senza Immobile, senza Zaniolo, senza questi giocatori qua. Dobbiamo vincere questa partita che adesso ci aspetta. O altrimenti l'ultimo treno sarà i preliminari. Perché sappiamo, ragazzi, adesso l'Italia, ti mancano due treni. Quello contro l'Irlanda del Nord e quello dei preliminari. Dopodiché, se noi non prendiamo questi due treni, la qualificazione anche stavolta è bella che è andata. Quindi vediamo un po' che cosa fare. E comunque, ragazzi, che dire? La Svizzera. Svizzera, anche la Svizzera c'erano i buoni giocatori. Anche Zaccaria, ragazzi, quello è veramente un toro, ragazzi. Zaccaria è veramente forte. Un monitorato della Roma, che sappiamo, adesso è andata all'Olimpico. Chi era il giocatore olimpico, che probabilmente la Gennaio potrebbe essere il suo stadio della sua squadra, potrebbe tornarci, ovviamente sperando che ovviamente non, la trattativa, diciamo, non sfumi del tutto come con Sciaga. Noi ci diamo veramente a questa trattativa, quindi speriamo di portarci a casa questo grande calciatore, perché è veramente fondamentale, anche perché cioè, ha fatto sapere Zaccaria di non voler rimanere. E hanno già fatto sapere che Zaccaria non lo venderanno al prezzo, diciamo, di 30 milioni, perché comunque, considerando la scadenza del contratto, il prezzo del cartellino è nettamente più basso. Quindi, ragazzi, che dire? Noi ci vediamo al prossimo video. Se è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, un commento, fatemi sapere la vostra di Italia-Svizzera. Fatemi sapere se secondo voi l'Italia passerà a questi benedetti mondiali in Qatar 2022 oppure no? E ragazzi, Bella Robby vi manda un salutone, un bacione. Noi ci vediamo al prossimo video. E sempre, 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 forza Roma! E sempre, 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 forza Italia! Ciao, ragazzi!